Radio Radicale, siamo con Luca Squeri di Forza Italia per parlare della vittoria di Trump. È contento, entusiasta, moderatamente contento? Cosa pensa? Ma entusiasta direi di no, contento rispetto al candidato per cui facevo il tifo, sì, diciamo che non è certo il candidato ideale Trump, ma da un punto di vista di quelle che potranno essere le conseguenze di una nazione così potente nel mondo, penso che l'elezione di Trump porti conseguenze positive per i problemi che abbiamo ad affrontare. E dal punto di vista energetico, oggi qui si discute della COP29. Trump è un negazionista. Ovviamente non concordo con la tesi negazionista, concordo con un approccio più pragmatico, più sostenibile rispetto alla transizione energetica, per cui se anche su questo gli Stati Uniti influiranno rispetto a un'Europa che si è ubriacata in questi anni con posizioni insostenibili, anche questa è una conseguenza positiva. Pensa che diciamo, l'Europa cambierà diciamo, le proprie scelte di transizione energetica con l'arrivo di Trump, lui avrà il potere di poter cambiare qualcosa nell'impostazione, perché insomma l'industria americana influisce su tutto. Lo spero perché è necessario cambiare la traiettoria di questa transizione energetica stabilita precedentemente perché, ripeto, è insostenibile, facendo danni incredibili dal punto di vista socio-economico, ma non solo, sbagliando anche poi quelli che sarebbero i risultati ambientali. Per cui è una politica da cambiare e dunque spero che questa elezione contribuisca al cambiamento. Come interpreta la corsa, diciamo, della borsa e anche delle criptovalute? Loro sì che sono entusiaste, per cui insomma è un elemento positivo. Il Musk che ruolo avrà? Diciamo, è positivo che Trump si porti dietro un imprenditore che da noi è stato molto discusso? Non lo so decifrare. Musk è sicuramente un grande genio industriale, quello che ha Anche un fatto, personaggio controverso, punto interrogativo. ed è un personaggio controverso, per cui spero che emergano gli aspetti geniali e non quelli controversi. Bene, grazie a Luca Squeri, di Forza Italia. Grazie a voi.